Oggi iniziamo con una favola e c'era una volta una ragazza che viveva in questo fantastico castello e tutti quanti i giorni la sua vita era quella di pulire, di rammendare, di fare faccende domestiche ed era una ragazza davvero molto triste e come vedete anche abbastanza bruttina perché non aveva modo di curarsi, non aveva modo di poter far nulla perché era sempre sola a pulire la casa. Finché un bel giorno tutto cambiò ed arrivò a lui il suo principe azzurro. E fu così che si trasformò in una bellissima principessa. Iniziamo il tutorial. Ho già applicato lo scotch. E inizio applicando l'Ultimate Brow Kit di Wet n Wild e vado così a riempire le sopracciglia con il colore più chiaro. Stendo questa matita color burro, color avorio, su tutta quanta la palpebra e la andrò poi a sfumare con il dito. In questo modo i colori che andrò a mettere risulteranno molto più vivaci. Con un pennello piatto applico su tutta la palpebra mobile Ossigeno di Neve Cosmetics, che a me ricorda tantissimo il colore dell'abito appunto di Cenerentola. Con l'acqua Evian vado a bagnare il pennello e lo passo anche bagnato Ossigeno, che è ancora più brillante. Prendo Smoking con un pennello grande da sfumatura e lo vado ad applicare nella piega, prendendo poco prodotto per volta perché non voglio un effetto troppo forte. Prendo anche un pizzico di Black Sheep, ma veramente poco, e vado ad intensificare la piega dell'occhio. Ripasso l'azzurro perché comunque si era un po' mischiato e adesso prendo Plastic, l'illuminante, e lo metto nell'arcata sopraccigliare. Prendo la Master Drama di Maybelline e traccio una riga di eyeliner, che andrò poi a rifinire, diciamo, la codina finale con un pennellino angolato. Riprendo Black Sheep e vado ad intensificare la mia riga di eyeliner e anche a sistemarla un pochino. Applico la Master Drama anche nella rima interna dell'occhio e con il pastello Cielo la vado ad applicare sotto la rima inferiore. Con un pennello piccolino la vado a sfumare sempre con ossigeno. Prendo questo pigmento che si chiama Diamante in polvere, lo applico bagnato e all'inizio dell'occhio per dare un punto luce davvero fantastico. Applico le ciglia finte della Eylure e ci passo anche il mascara, questo è il Sumptuous Infinite di Estée Lauder. Gli occhi sono così terminati. E passiamo al resto del viso. Su tutto il viso stendo il Lake Doll di Pupa, che in caso non l'abbiate vista vi lascio giù nell'info box e anche la shock review dove appunto ve ne parlo. Lo stendo prima col pennello e poi lo picchietto con una spugnetta. Applico il Super Stay 24 ore di Maybelline sulle occhiaie e l'Instant Anti-Age, sempre Maybelline, su tutte le zone che voglio andare ad illuminare e lo sfumo per bene. Applico la mia cipria Hollywood di neve, che sapete che adoro, su tutto quanto il viso. Faccio un leggero contouring con questo bronzer opaco California di Neve Cosmetics. E applico questo blush fantastico Ornament, che è un rosa molto brillante. Ma sopra ci ripasso anche un pochino di cipria perché tende a evidenziare un po' i pori. Applico poi questo illuminante di Make Up Revolution solamente in piccolissime dosi e dove voglio. Sulle labbra applico il nuovo pastello Magnolia di Neve Cosmetics, che è un colore come vedete molto molto nude. E al centro delle labbra applico questa mini size di Urban Decay, che è un gloss volumizzante. Ed eccomi qui trasformata in una principessa. Io spero che questo make-up vi piaccia. Devo dire che a me piace davvero tantissimo, è un po' forte, ma non vi nego che io ci sono tranquillamente uscita perché davvero secondo me è stupendo. Io spero, insomma, che vi sia piaciuto anche a voi, attendo un vostro commentino e un pollice in su, insomma, se vi è piaciuto.
e vi lascio alla fine del video con un pochino di foto. Ciao!